Blogosfere all'evento Danone per Haiti, siamo in compagnia di Chavi Miciavila, presidente e amministratore delegato di Danone Italia. Buongiorno Chavi, benvenuto su Blogosfere. Buongiorno, un piacere. Chavi, ci puoi raccontare com'è nato inizialmente questo concorso di idee che ha poi portato Danone a incontrare Haiti, a fare un progetto sociale per Haiti? Bene, in realtà è iniziato dalla base della nostra azienda. Noi abbiamo deciso di portare avanti questo concorso per idee per dare alla social responsibility in azienda un'altra dimensione, molto più importante rispetto al passato. Bisogna anche dire che noi abbiamo iniziato 10 anni fa i nostri piccoli percorsi di CSR, probabilmente anche in anticipo rispetto a tante altre aziende, ma era arrivato il momento di dare un passo in avanti e quindi abbiamo deciso di coinvolgere i nostri 330 collaboratori e a decidere insieme a loro quali erano i migliori progetti da portare avanti. Questo è stato, direi, tra i mesi di febbraio e luglio dell'anno scorso. Alla fine, il 2 luglio, 8 squadre che si erano create volontariamente e spontaneamente ci hanno presentato i loro progetti. I 330 dipendenti abbiamo votato con la regola una persona un voto e abbiamo deciso che bisognava andare avanti con la Fondazione Rava e con un progetto per aiutare i bambini di Haiti. Quindi questo a luglio, poi a gennaio è accaduto quello che è accaduto e logicamente abbiamo dovuto fare tanti passi in avanti e molto di fretta. Ci puoi parlare appunto adesso nel dettaglio di quello che fa e presenta oggi Danone per Haiti? Sì, in realtà il nostro punto di partenza era un progetto molto astratto, era collegarci con tutte le attività della Fondazione Rava e aiutare questi bambini, ma concretamente bisognava fare una strada con loro, strada che abbiamo portato avanti in questi dal 2 luglio fino praticamente a gennaio. Il 12 gennaio c'è stato il terremoto e lì ci siamo resi conto che probabilmente tutte le ipotesi che avevamo prima dovevano essere dimenticate, perché in questo momento la popolazione haitiana ha bisogno di mangiare, non hanno bisogno di tutto, ma soprattutto di mangiare perché manca cibo, e quindi insieme alla Fondazione abbiamo deciso di portare avanti questa iniziativa per aiutare con piatti di riso. E l'iniziativa è molto semplice: noi abbiamo lanciato un nuovo prodotto proprio ieri e per ogni confezione di questo yogurt Danone per Haiti che acquisteranno i consumatori in Italia, noi manderemo tramite la Fondazione un piatto di riso a questi bambini haitiani. Un'altra bella iniziativa è la Nation Cup per Haiti. Assolutamente, quindi la Nation Cup è nata 11 anni fa qua in Italia, è un campionato di calcio prima nazionale e poi mondiale, si porta avanti con bambini di 11 e 12 anni e noi, visto il coinvolgimento di tutti quanti i collaboratori di Danone con questo paese, con Haiti, abbiamo deciso di invitare una squadra e quindi sono arrivati proprio 3 giorni fa 14 bambini haitiani che giocheranno il 29 e 30 di questo mese la finale nazionale in Italia. E poi abbiamo raggiunto anche un altro traguardo, perché il gruppo ha invitato questi 14 bambini anche a giocare la finale mondiale a Johannesburg ad ottobre. Chavi, grazie e a presto. Grazie a voi, è stato un piacere.